Benvenuti in questo nuovo video, altro video vlog e direzione Ikea. Non fate caso a questo rumore di sottofondo, ma è la macchina che sta andando il tilt, ma vabbè, lo stesso. E direzione Ikea e stiamo andando, sono qui con mio marito, stiamo andando a Ikea appunto per comprare la cassettiera Alex e per fare delle modifiche alla mia postazione make up, per ampliarla un po', e niente, spero di trovarla e poi magari mentre la monterò, mentre sistemerò il tutto, vi farò un video appunto dedicato e ci vediamo dopo, ciao! Allora ragazze, sono uscita da Sephora, ovviamente quello che cercavo non ho trovato e poi sono andata a fare un giro da H&M, ma ovviamente non ho trovato niente se non che delle file lunghissime, ma ho preso due cosine da Zara che poi vi farò vedere in un video haul a parte. Adesso sto andando alla Decathlon dove lì mi aspetta mio marito e niente, vediamo se troviamo qualcosa. Eccoci qua, siamo di ritorno e come potete vedere abbiamo preso un po' di roba e al Decathlon ho trovato un po' di cosine, sono contenta, mi servivano e vi faccio vedere la sporta. Ecco qua la sporta, in realtà la sporta è di Zara perché ho trovato anche due cosine di Zara, però principalmente sono cose appunto per palestra. Adesso poi magari ve li farò vedere indossati, se perché secondo me meritano, sono fatti molto bene e il prezzo è onesto. Buongiorno, allora mi sono appena svegliata, ieri poi non ho più vloggato perché siamo arrivati tardi, una cosa o un'altra e non sono più riuscita appunto a vloggare. E niente, oggi volevo provare a montare la cassettiera appunto di Ikea, perché adesso vi mostro, vi faccio vedere nel dettaglio. Ecco, non so se vi ricordate, nell'ultima postazione make up c'era questa struttura qui sempre di Ikea, che in realtà non ho preso da molto, ma purtroppo mi sono resa conto che il make up sta aumentando e purtroppo la toilettina di Ikea sono un cassetto e io appunto avevo bisogno di cassetti. Quindi questo qui andrà via e verrà sostituito dalla cassettiera Alex che monterò questa mattina. Spero di non metterci troppo perché non ne ho per niente voglia. E poi sicuramente vi farò un video a parte dove farò vedere
come avrò sistemato appunto il tutto all'interno dei cassetti, ho acquistato anche due organizzatori, due organizer, che sono questi da IKEA. Adesso vediamo un po' come ci stanno. E in più un'altra chicca che volevo farvi vedere è questo. Aspettate che mi metto contro luce. Questo fatto di vetro, questo contenitore di vetro molto carino con dentro del purpurì profumato, ma io lo utilizzerò sicuramente per metterci altro. Nient'altro, iniziamo subito con il montare appunto la cassettuina. Siamo praticamente a metà dell'opera, abbiamo finito di montare quasi tutto, manca giusto qualche cassetto che adesso andrò a montare. Allora ragazze, aggiornamento, cassettiera montata, finito il tutto, ve la faccio vedere. Ecco qua. Cassettiera montata e quindi nei prossimi giorni andrò a sistemare tutte le mie cose all'interno della cassettiera in modo tale da liberare un po' qua perché inizia ad essere veramente un po' pieno. E nel prossimo video vi farò vedere appunto come avrò sistemato il tutto. Allora ragazze, questo video termina qui, spero di avervi tenuto compagnia. Nel prossimo video vedremo appunto l'aggiornamento della postazione make-up. Io vi ringrazio, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!